Siamo a Pomarancin, in provincia di Pisa, e il paese è in festa per la 24esima edizione del Paleostorico delle Contrade. Un appuntamento tanto atteso. Prima il corteggio storico in costume, poi i rioni si contenderanno il palio recitando. Quest'anno però soltanto 3 delle 4 contrade si sfideranno sul palco: Marzocco, Centro e Paese Novo. Graziano Pacini, sindaco di Pomarancin, siamo giunti alla 24esima edizione del Palio delle Contrade, una manifestazione un po' insolita, i rioni infatti si sfidano recitando. Sì, come già negli anni passati, anche quest'anno Pomarancin si misura su questa caratteristica particolare, cioè un teatro all'aperto dopo una sfilata nel paese. Si misura la bravura della gente che si è cimentata su un tema particolare, ogni rione sceglie il suo tema e anche quest'anno cercano di fare del loro meglio. E la giornata è propizia, l'unico neo di quest'anno è che manca un rione, però ci tranquillizza il fatto che la gente di questo rione e i loro rappresentanti ci assicurano che dall'anno prossimo saranno di nuovo in campo. Quindi diciamo che auguriamo che anche questa giornata si svolga tranquillamente, come sempre che la gente partecipi è una festa. Il bello del palio, come noi amiamo cittadini di Pomarancin, avviene nei giorni precedenti, in questi momenti si scarica tutta la tensione, però il bello è avvenuto in particolare la sera prima, la notte scorsa, quando si sono, diciamo così, anche simpaticamente portati in giro per chi era più avanti con i lavori nel piazzone, chi era più indietro. Questo deve rimanere, per noi anche a livello di amministrazione comunale è importante, perché questa è la rappresentazione più grossa del paese, del territorio, e da qui vogliamo partire per rilanciare il turismo, per far conoscere all'esterno il nostro paese, i nostri pregi e anche un po' la passione che ci accomuna da sempre, fino dal Medioevo, per concorrere fra di noi proprio per valorizzare questi che sono gli aspetti del nostro paese. La presenza di pubblico è notevole anno dopo anno? Sì, direi che è sempre stata in crescendo, e questo ci rallegra e anche ci incoraggia. Purtroppo quello che è il limite è che l'allestimento di contorno non è adeguato per la ricezione di questi turisti, e questo è dovuto al fatto che i cittadini nostri, tutti, dai commercianti a tutte le altre attività, sono concentrate per far riuscire meglio il palio. Sono centinaia le persone che si vestono o che recitano, e chi non recita e non si veste magari è ad allestire le attrezzature, e quindi le forze per lasciarle al resto dell'organizzazione del paese non sono poi molto grosse. Speriamo in futuro di riuscire a combinare meglio questi due aspetti e che la gente possa trovare modo di stare magari più di un giorno e poter vivere, invece che un giorno, magari una settimana di festa. Mario Rossi è il presidente dell'Associazione Turistica di Pomarancin. I rioni del comune sono 4, ma quest'anno soltanto sono 3. Sì. In effetti quest'anno è un'edizione, diciamo, un pochino sofferta. 24esimo Palio delle Contrade, un pochino ridotto. 3 partecipano, 1 non partecipa. Comunque per noi è un motivo di grande apprensione, di insoddisfazione, perché la realtà deve essere tutta rappresentata. Purtroppo quest'anno non ci siamo riusciti. Polemiche, storie varie, va bene, non conta. L'importante è essere consapevoli che noi rappresentiamo e operiamo in modo molto corretto, in rispetto di quello che le contrade, delle regole che le contrade si danno e che stabiliscono. Quindi ecco, consapevoli di questo, possiamo fare un augurio che un altro anno si risia tutti presenti, perché è nel nostro intento proprio, e lavoreremo per essere tutti presenti a questo palio. Ecco. Quest'anno mancherà il gelso, ma vedremo in ordine il Marzocco, il Centro e il Paese Novo. Sì, mancherà il gelso, però e quindi in ordine vedremo Marzocco con una storia sui bagni a Morba, vedremo Centro con, diciamo, la riproposizione della liberazione dal regime nazifascista di Pomarancin, vedremo inoltre l'ultimo, il Paese Novo, che è vincitore degli ultimi due pali, che ci propone
una storia di matti e di pazzi. Comunque è una storia seria, perché è l'integrazione nel mondo, l'integrazione nella società attuale anche di quella realtà, quella minoranza che sono i malati di mente, eccetera. Prima delle rappresentazioni teatrali, il classico corteggio storico. Sì, il classico corteggio storico, sempre ben impostato, sempre con splendidi costumi. E siamo fieri di questo, ecco, a Pomarance, perché ecco, è tanti anni che lo facciamo, ci rinnoviamo, però sempre molto coerentemente. Cose di qualità, ecco, questo è il nostro motto. Quindi ritrovo nella piazza principale e poi il via. Sì, fra pochi attimi ritrovo appunto qui delle contrade, vedremo cosa ci propongano, siamo tutti qui che si freme perché aspettiamo con entusiasmo questo momento. La giuria è ben rappresentata, gente del settore, persone del settore molto molto qualificate, che sono per il momento entusiasti di quello che stanno vedendo. Nessuno si rende conto di come una comunità, diciamo anche così modesta, così piccola, possa essere riuscita a realizzare un così grosso lavoro. Quindi per questo per noi è un grande motivo di soddisfazione. Fra pochino vedremo, cominceremo e giocheremo. Sono insieme a Ivo Brunetti e Floristano Vergeri, due degli organizzatori storici, fondatori delle Palio Zeregine. Com'è cambiato il Palio? Ma è cambiata ora un'evoluzione veramente notevole. Da quando nacque, da un'idea del Marzocco e quindi in modo particolare qui dall'architetto Vergeri, però all'epoca mi ricordo andava un detto che fino a che io e lui non avevamo litigato il Palio non partiva. Oggi invece le condizioni sono diverse, però un po' di litigiosità rimane sempre, e questo testimonia quest'anno già, si vede che partecipano solo tre contrade, che poi dovrebbero essere rioni o terzieri, secondo me meglio ancora, ma un rione, il Gelso, non ha partecipato per più tempo, quindi questa animosità c'è ancora, e questa è una testimonianza che è radicato fortemente nel popolo e che quindi ha una tradizione così forte tra la gente che ne garantisce forse il futuro e il successo anche per me. Prima delle corteggio storiche e poi delle rappresentazioni, ormai è tradizione l'andare a prendere il palio in chiesa. Sì, esatto, è una tradizione avuta nella seconda fase del palio, perché la prima domenica, che sarebbe del precedente il palio, la prima domenica di settembre, il palio, che è fornito dall'amministrazione comunale su commissione di un artista, quest'anno è un artista locale, è Mario Vergeri, mi fa piacere dirlo perché peraltro è mio cugino, che è un palio credo uno tra i più belli, ecco, viene portato in chiesa e viene esposto per tutta la settimana in chiesa alla venerazione delle contrade, no? Ciascuno fa i suoi, cioè sono santi in paradiso chiaramente, ecco, è la domenica del palio, i capitani appena sono in piazza con il sindaco vanno a prendere il palio in Siena che viene consegnato dal parroco, e poi fa tutto il corteggio storico fino al piazzone, e dopo la gara del piazzone la contrada che riceve la vincitrice la sera, quando sarà letto il verdetto, gli verrà consegnato. Adesso vediamo tutti insieme questa manifestazione. Thank you.
Roberto Acostagli, la regista per il Rione, il Marzocco, il primo Rione, insieme a tanti altri sicuramente il primo a essere in scena. Vediamo qual è la storia di quelle calde e portentose acque, questo è il titolo. Sì, la storia, noi abbiamo preso spunto quest'anno per questo per Palio del 1994 dalla leggenda di Bagni a Morba, che sono delle acque termali che sono qui nella zona. E la leggenda appunto parla di una della ragazza, della ninfa Morba, che viene trasformata in acqua da Apollo, viene trasformata d'acqua per salvarla da un tentativo di violenza da parte di Cerbero. E noi abbiamo preso questo tema e abbiamo cercato di attualizzarlo e di parlare del tema appunto della violenza sulla donna, e più che altro cioè sulla violenza in genere, sul quando diciamo viene tolta la dignità all'uomo. E abbiamo cercato di creare una scenografia bianca dove tutto è incentrato diciamo sul colore, quindi il colore che parla della parte buona, il colore che parla della parte cattiva dell'acqua, dove la scenografia era creata appunto dai personaggi stessi. Quanti hanno partecipato per questo Palio? A lavorare sono moltissimi, e le comparse sono circa 40 personaggi. Andiamo a vedere quindi questa rappresentazione.